oggi, ragazzi, riprendiamo con i lavori al gas gas. Ci sarà un bel cambiamento, un cambiamento radicale. Quindi direi di partire subito con le nuove grafiche. Partiamo dal codino. Aspetta, da qua cosa c'è? Mosconi qua. Ma che oh! No, è andato. È andato, buono. A few moments later. Buono ragazzi, finalmente grafiche montate. È uscita meglio del previsto, sono sincero. Ovviamente qua c'è il tocco che fa la differenza. Non male! Da poeta. E poi tutta la moto. Molto molto bella. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste grafiche. Addirittura anche la mascherina sembra un po' più bella rispetto a prima. In realtà le modifiche non finiscono qua, infatti ora andremo a sostituire il silenziatore. Tra l'altro ho già battezzato qui così, però vabbè. Tanto ho intenzione di farlo anodizzare questo qua e magari utilizzarlo solo ed esclusivamente per l'enduro, mentre invece l'altro magari utilizzarlo un po' più per il cross, che ora vi faccio vedere cosa andremo a montare. Beccatevi qua che roba. Pro Circuit R304. Infatti qualcuno di voi mi ha detto sì, l'HGS è carino, però rispetto all'originale non c'è questo gran divario. Con questo invece mi sa che farà un bel bordello. Montiamo insieme. Vi faccio vedere anche le differenze con l'altro. Cioè che poi la lunghezza non cambia neanche di tanto. Come lunghezza sono simili. Però è il diametro. Questo qua è molto più sottile rispetto a questo. E sono proprio curioso. Delfino curioso. Chiave dell'otto, ragazzi. E tiriamo. Era un po' che non la menzionavo. La mitica. Ok, dietro vediamo. Ok, a posto. E ora non resta che sentirlo. Cioè, veramente piccolissimo. Wow. Momento della verità, ragazzi, sex sound. Yeah.
arrivato già. Suono, ragazzi, veramente assurdo. Proprio tanta roba. Bene, ragazzi, il video termina qua con la motosega di sottofondo. Vi lascio il link in descrizione di tutto ciò che ho montato, dalle grafiche al silenziatore. Iscrivetevi al canale e alla prossima!